difesa di Francesco II da parte dell'avvocato Carmine Busillo. Eccellentissima Corte, signori giurati popolari, gentile esercito borbonico presente, se in me un minimo di capacità dialettica, e so quanto essa possa essere limitata, ma se deve accendermi il cuore e infiammarmi di passione la difesa di qualcuno, questo non può essere altri che Francesco II di Borbone. Egli fu vittima di un accordo di mera spartenza tra massoni, regni stranieri, latifondisti e finanche Camorra. È stato vittima ancora una volta di una storiografia post-risorgimentale che, come sempre, viene scritta dai vinti e giammai dai vincitori. Dai vincitori e giammai dai vinti. Avrei voluto che fosse scritta dai vinti, questa è la realtà. La cosa di cui voglio parlare io stasera è dell'uomo. Poi chiaramente la Corte, il giudice storico e i giurati popolari trarranno le conclusioni. Se vada assolto, come richiesto autorevolmente dalla pubblica accusa, perché incapace di intendere e volere, o se invece, come spero vi suggeriranno le argomentazioni di questa umile difesa, se invece vada assolto perché in realtà possa essere considerato un eroe ragionevole e posato, che calpestò finanche la sua dignità di sovrano in ragione dell'amore per il suo popolo. Vi voglio leggere delle parole di Francesco II, ascoltiamole dalla sua voce. Io sono napoletano, nato tra voi, non ho respirato altra aria, non ho veduto altri paesi, non conosco altro suolo che questo suolo nativo. Tutte le mie affezioni sono dentro il regno, i vostri costumi sono i miei costumi, la vostra lingua la mia lingua, le vostre ambizioni le mie ambizioni. Queste parole, signori giurati, sono un fatto. Come è un fatto che egli sia salito al trono a 22 anni. E questo non deve essere, come suggerito sempre autorevolmente dal giudice storico, già di per esso un attenuante. A 22 anni all'epoca si era ben in grado di intendere e volere, scusate se mi discosto un attimo dalle ragioni che ha addotto la pubblica accusa per l'assoluzione, ma voglio fare insieme a voi un ragionamento. Lui diventa re a 22 anni di una nazione che era già nelle mire, il regno delle due Sicilie, già nelle mire di tanti regni stranieri, perché ben amministrato in politica estera era un po' come la Svizzera, consentitemi il passaggio, la Svizzera odierna, era neutrale, aveva come stato cuscinetto lo stato pontificio e intorno a sé l'acqua benedetta del mare. Allora, in politica estera lui che fece? Lui puntò a mantenere quelle che erano le indicazioni del padre. Stai al posto tuo. Lui già era un uomo mite, dubbioso, giovane. Stai al posto tuo. Anche in politica interna non fare troppo per il popolo. E lui no. Lui, gli atti che fece per il suo popolo, per l'amato popolo di cui abbiamo parlato poco fa, furono il dimezzamento della legge sul macinato, è un fatto, l'amnistia, l'alleviamento delle condizioni per i carcerati, è un fatto, in periodo di carestia aprì i cordoni della borsa del Banco di Napoli e acquistò sotto prezzo per le grandi quantità grano dai regni stranieri per venderlo sotto prezzo al suo amato popolo e in alcuni casi anche donandolo ai più bisognosi. Questo è un fatto, come è stato un fatto che nel 1862, già in esilio a Roma da 2 anni, nell'occasione di una delle tante eruzioni del Vesuvio, egli che fece? Inviò degli aiuti
al suo amato popolo, che non ha abbandonato per codardia, perché io sfido chiunque di voi, pur rispettando il vostro autorevole ruolo, sfido chiunque di voi a dover fare la scelta tra la propria dignità e le ragioni del proprio popolo. Era facile imbracciare la spada, combattere, io sono uno, quando sono il re, non è che mi ammazzano, tutto al più potrò, come si fa oggi, potrò ragionevolmente concordare un'uscita onorevole, mettiamola così, qui no. Lui, a discapito del dare adito a chi già lo chiamava Franceschiero solo per la tenera età, andò via da Napoli, consigliato da quello che il Corriere della Sera di oggi, non di oggi, diciamo dell'epoca odierna, ha battezzato come il re dei trasformisti, Don Liborio Romano, un uomo che già era stato, e poi vi dico perché, lui già era stato, Don Liborio Romano già era stato attivista nei moti del 20 e del 49, in un estremo gesto di volontà di trovare una via ragionevole dall'uomo mite qual era, Francesco II provò a ragionare col cugino Vittorio Emanuele, ma si sa che con i parenti è bene averci a che fare il minimo possibile, provò a diciamo a dare un segno di buona volontà, visto che Garibaldi era già entrato in Sicilia, provò a dare un segno di buona volontà, affidò, come diremmo oggi, le pecore e i lupi, fece prefetto di polizia e poi ministro dell'interno, il capo della polizia, proprio quel Don Liborio Romano che già era in contrattazione, più dei generali dell'esercito borbonico, già era in contrattazione col Cavour e già era in contatto con Garibaldi. Questa è un'ingenuità, però se posso suggerirvi una ragione di questa ingenuità, non è la tenera età, non è l'incapacità di intendere e volere, è la volontà ultima e diciamo al di là di ogni possibilità di interpretazione diversa, difendere il proprio popolo, non facendogli affrontare le barbarie di una guerra, dando un gesto di buona volontà, ok. Vittorio Emanuele, metto Don Liborio Romano, che certo non è un patriota borbonico, lo mettiamo a capo della polizia interna. Come fu ripagato? Accogliendo, mal consigliato di ritirarsi a Gaeta, che poi difese strenuamente per oltre 3 mesi. Ma fu tradito. Questo Don Liborio organizzò, finanche con la Camorra, i capintrilli, i capinteste e così via, organizzò l'entrata trionfale di questo Garibaldi a Napoli, che, mi perdoni la collega, tutto mi è sembrato fuorché in buona fede, ma queste qua sono considerazioni personali. Allora io quello che ho provato a raccontarvi, e vado alle conclusioni prima che l'autorevole giudice storico mi riprenda, quello che io chiedo a questa autorevole giuria popolare è di considerare i fatti scelti dalla storiografia dei vincitori che ci hanno raccontato di un Franceschiello incapace, stupido, ingenuo e quant'altro. Quello che io vi chiedo è, in via principale, di assolverlo, perché il fatto, si direbbe, non sussiste in quanto ha provato in ogni modo a difendere il suo popolo, e in via puramente gradata di assolverlo secondo le ragioni proposte dall'autorevole pubblica accusa. Grazie.